Cari professori, cari maestri, care maestre, siamo in una situazione un po' critica, molto critica, perché ci troviamo nelle condizioni, io parlo da genitore, di fare scuola utilizzando internet. Ecco, la scuola italiana fondamentalmente, si trova completamente impreparata, perché giustamente per tutta una serie di motivi in passato i professori non hanno fatto gli youtuber e quindi non si sono mai messi in testa di fare le lezioni su YouTube, così come su Facebook, facendo dei video, eccetera, eccetera. Alcuni lo hanno fatto, ma sono più persone, diciamo, tra virgolette, laiche che si occupano di questo. I professori e i maestri istituzionali tendenzialmente non l'hanno mai fatto. Però in questo momento è molto importante farlo. E chiaramente emergono in questo periodo tutte le lacune informatiche e sull'utilizzo della rete che ci siamo accumulati in tutti questi anni. Non è un problema solo della scuola, è anche un problema del lavoro in generale. In questi giorni ci stiamo accorgendo che il telelavoro è una grande cosa. Lo potevamo aver cominciato a fare 15 anni fa, abbiamo perso 15 anni. Pazienza, stessa cosa. Vale per la formazione, anche se noi in Italia, in teoria, con il progetto Nettuno della RAI, insomma, RAI Educational, avremmo già dato tanto a favore di questo sistema. E vabbè, comunque sia, non è un sistema adatto alle scuole, perché ogni scuola ha le sue classi, ogni classe ha i suoi alunni, quindi non può essere un sistema broadcasting a risolvere il tutto. Allora, un aiuto per i maestri e per i professori. Più per i maestri perché i professori, bene o male, si trovano già in una situazione forse un po' più agevolata, perché hanno chiaramente gli alunni che sono grandicelli, quindi già sono avvezzi all'utilizzo delle tecnologie attuali, anche perché sono nati che sono millennials, quindi sono nati e se le sono ritrovate le tecnologie. Per loro sono naturali. Ma quando hanno aperto gli occhi ci stanno, quindi, mentre invece sono ancora un po' innaturali per quelli che magari hanno l'età mia, non per il sottoscritto, però perché io sono da 30 anni che ci combatto, ma comunque sia, per molti ovviamente è un problema, ovviamente. Il video lo sto facendo così a braccio e del resto sto dimostrando un po' come potrebbe fare qualsiasi maestro barra professore a fare un video. Il mio smartphone, sto utilizzando uno smartphone, è appoggiato al muro su un listello e mi sto riprendendo. Quindi fare un video dove uno parla e fa la lezione è molto semplice. Certo non può avere alle spalle una lavagna e questa è una grande mancanza. La cosa importante, comunque sia, quando si comincia a fare dei video è il formato. Il telefonino va messo in orizzontale, non va tenuto in verticale quando si fanno, perché il formato deve essere in orizzontale. Il televisore è in orizzontale, il cinema è in orizzontale, quindi la lavagna non è per dritto così, la lavagna pure è larga e bassa, quindi noi dobbiamo fare i video in orizzontale. Purtroppo in questi ultimi anni, con il fatto che l'abitudine è quella di tenere il telefono così e di guardarlo così, lo utilizziamo giustamente sempre in verticale e di conseguenza anche quando facciamo i video lo utilizziamo in verticale. E vabbè, dobbiamo abituarci quando ci troviamo nella necessità di fare video in maniera, diciamo, tra virgolette, professionale, di metterlo in orizzontale. Un'altra cosa che dobbiamo fare, a cui dobbiamo fare attenzione, soprattutto in questo periodo dove il traffico di rete è elevatissimo, è non intasarlo. E come facciamo a non intasarlo? Riducendo nei limiti del possibile il formato dei video. Io starei sul 1280 di pixel di larghezza e 720 di altezza, che è un compromesso giusto. Si settano nei vari smartphone, si setta il formato del video. E questo è per quanto riguarda come proprio le minime regole per poter fare un video fatto benino. Ve lo sto insomma dimostrando, certo ci sono io, che non so granché, lo sfondo è quello del laboratorio, quindi però
Però si può fare. Questo video lo potete mettere poi su YouTube, così che qualsiasi studente se lo possa vedere. Non solo, rimane là. E quindi, se lo studente non ha capito la lezione, se la riguarda un'altra volta, 3, 4, tutte le volte di cui ha bisogno. Tra un mese, se deve fare una verifica, un compito in classe, se la riguarda. E questo va bene, però vale sempre solo per quando si parla. Non vale per le cose che dobbiamo dimostrare scrivendo. Per quello preparerò un altro video, perché serve uno strumento che cercheremo di fare in maniera molto semplice nelle nostre case. Parlavo di o Facebook o YouTube, sarebbe meglio YouTube perché è aperto, perché chiunque c'ha il link apre il video. YouTube permette anche un'altra grande cosa, che è quella di fare la diretta. Fa la diretta e al tempo stesso poi rimane salvata. Quindi uno fa la diretta, fa la lezione. Dopodiché la chiude su YouTube, dice sì, salvala e le rimane là. Così chiunque poi se la può andare a rivedere. Rimane chiaramente sempre il discorso che poi su YouTube dovete mettere il titolo della lezione, a chi è indirizzata, eccetera, eccetera. YouTube è un social network come Facebook, come WhatsApp, voglio dire, come Telegram, ce ne sono tantissimi social network, come anche le piattaforme educational sono fondamentalmente queste. Quindi adesso spero di aver dipanato un attimo qualche dubbio, di aver dato un minimo aiuto a maestre, maestri, professoresse e professori e anche dirigenti, perché anche loro giustamente si trovano disorientati in questo momento, è comprensibile. Ciao a tutti.